Quando il mare non riceve ed il fiume si ingrossa per via delle precipitazioni copiose, accade che in corrispondenza della foce si crei una sorta di bacino di contenimento delle acque. Ma se il fiume non ha spazio per espandersi, può accadere che esondi, con le conseguenze tristemente note che si possono verificare. In questo tratto poi è già accaduto che l'arzilla uscisse dall'alveo, creando criticità nelle abitazioni limitrofe. Per scongiurare questo pericolo sono iniziati da qualche giorno i lavori di pulitura e sfalcio della vegetazione che è rigogliosamente cresciuta sulle sponde del fiume. L'amministrazione comunale ha infatti incaricato una ditta specializzata che con due scavatori forestali sta fresando le sponde del fiume. Fra l'altro qui siamo su un torrente, arzilla di cui la competenza dovrebbe essere della provincia, ma noi non aspettiamo di chi è la competenza e ci preoccupiamo di tutelare, mettere in sicurezza, onde evitare pericoli in seguito. Ma non ci fermiamo solo qua, ci sono tutta una serie di interventi programmati anche in altre zone della città, in altri corsi d'acqua, in altri fossi. 3.000 giri al minuto, le potenti lame dei rotori permettono così un lavoro rapido e con una tecnica molto innovativa. Siamo sulla sponda nord del torrente Arzilla, della foce del torrente Arzilla, dove stanno operando le macchine in questo momento, e vorrei richiamare la vostra attenzione sulle lame particolari di questa macchina, che è un decespugliatore forestale e non taglia soltanto i cannicci, ma riduce in poltiglia tutto quello che attraversa. Questo permette di consolidare anche il terreno e quindi è una doppia azione molto importante, perché tutta la sponda e tutto l'alveo naturalmente possono resistere meglio all'azione di erosione delle acque. In due settimane, quindi, il tratto tra la foce dell'Arzilla e la Zengarini dovrebbe essere ripulito e compattato, permettendo così al fiume, in caso di necessità, di espandersi senza creare danni a cose e persone.